troviamo nel libro di Giosuè, dobbiamo veramente beverarci alla fonte la sua parola. Come troviamo nel libro di Giosuè, nel capitolo 5, leggeremo dal verso 13. Gloria al Signore. Libro di Giosuè, quanto preghi, lo Spirito Santo è presente.
non te lo devi dimenticare, anzi devi continuamente lasciar penetrare nel tuo cuore questa fiducia meravigliosa che abbiamo sotto lei in testimonianza della sua parola. Era ben fortificata, nessuno poteva conquistarla, ma in quel giorno l'angelo si presentò e Giosuè, alzando gli occhi, guardando quest'uomo davanti a lui, quest'angelo, disse: sei per noi, sei dei nostri o sei contro di noi? Io sono l'angelo dell'Eterno e arrivo in questo istante, in questo momento. E qual è la tua preoccupazione? Vedi la parola di Dio, ti dice che lui arriva sempre in tempo, non viene mai dopo e non viene prima il Signore, arriva in tempo, perché è colui che custodisce, guarda, rinforza. Perciò non perdere danno, non ti perdere danno, non ti scoraggiare, perché tu appartieni al Signore, siamo il popolo di Dio, siamo figli suoi, abbiamo fatto un patto con Lui e non abbiamo a che fare con le cose carnali, noi abbiamo a che fare con il Signore e dobbiamo metterci nel cuore che la vittoria è nostra. Sei per noi o contro di noi? Arrivo adesso, sono l'angelo dell'Eterno, sono qui alla tua presenza. E quando lo vide, fratelli cari, egli si cominciò a chinare davanti a quest'angelo, a prostrarsi davanti e a dire davanti all'angelo: cosa dobbiamo fare? Cosa si deve fare? Dobbiamo, fratelli cari, abbassarci, prostrarci. Dobbiamo umiliarci davanti alla mano del Signore, sennò altrimenti non vedremo niente, non sentiremo niente. Non si può andare davanti al Signore pregando con una certa presuntuosità o con una certa autorità, no! Egli è colui che rialza i cuori afflitti, i cuori rotti. Egli è colui che rialza coloro che lacrima, coloro che soffrono. Non rialza gli altieri, no? È così o no? Sì, te la parola di Dio. Egli non rialza gli altieri. Quelli che hanno gli occhi alti, quelli che hanno la presuntuosità, quelli che hanno una certa forza loro. No, no. Egli è colui che rialza il miso, il bisognoso, colui che veramente piange la sua presenza e si piega la sua presenza, perché se ti pieghi, se accetti l'autorità della parola di Dio, se accetti la volontà del Signore, la santità, la signoria, allora sì che il Signore ti rialza. Ma se non accetti questo, non sarai mai rialzato, andrai sempre vagando. E quindi, fratelli cari, Gerico era ben fortificato. Il popolo di Israele, dovete sapere che uscendo dall'Egitto non era ben armato, non era un popolo che aveva le armi per poter combattere. Ma Giosuè disse: sono qui, cosa devo fare? Cosa ci vuoi dire? Cosa ti vuole dire il Signore stamattina? Cosa ci vuole dire? Si può conquistare. Ma ascolta bene, che noi abbiamo ascoltato che il Signore disse a Giosuè, l'angelo dell'Eterno, disse: prendi gli soldati, prendi i sacerdoti che abbiano dei corni nelle mani e devono suonare, e prima di questo suono devono girare intorno alla città per 7 giorni. Al 7° giorno loro dovevano girare per 7 volte, e poi dopo aver girato per 7 volte l'ultimo giorno
dovevano suonare il corno. Le trombe. Com'è strano, com'è strano, vero? Con una piccola preghiera, una semplice preghiera, si possono realizzare tante cose. Gli aveva chiesto qualcosa il Signore che doveva obbedire, perché la battaglia era del Signore. E allora tu e io siamo zitti, perché se stiamo combattendo e stiamo andando avanti, è una battaglia che spetta al Signore e la vittoria sarà sua. E dopo il suo popolo lo glorificherà, lo osannerà, lo esalteremo con tutto il cuore. Ma stai attento, fratello, sorella, di non scendere con le tue armi, non scendere con la tua forza, perché è difficile, non si può vincere, ci vuole il Signore. Sei qui, cosa ci devi dire? Niente di importante, disse l'angelo a Giosuè. Fatti delle lance, fatti delle macchine di ferro, fai questo, fai quest'altro e poi andrai incontro. E così gli ha detto, no, no. Ha detto delle cose semplici. Prendete l'arca, i sacerdoti che la trasportano sulle spalle, l'esercito dei guerrieri avanti, le trombe, e dovete fare 7 giri intorno alla città. Fratelli, è qualcosa di veramente, è vero, che ci rimane sbalorditi. È qualcosa che veramente a volte ci fa comprendere e dire, Signore, ma tu sei grande, sei meraviglioso. Ma dobbiamo ascoltare la sua voce, dobbiamo ascoltare la sua voce, dobbiamo stare ai suoi piedi. Dobbiamo ascoltare lo Spirito Santo che ci parla la nostra vita. Non possiamo uscire noi e parlare e lottare. Non lo possiamo fare, non vinceremo. Si vince attraverso i consigli dello Spirito Santo, della parola di Dio, avendo fede. E Gesù subito chiamò gli anziani, fece la radunanza e cominciò a dire, dobbiamo girare intorno a questa città per 7 giorni, ma al 7° giorno gireremo per 7 volte. Chissà cosa dicevano quei soldati che stavano sopra, è vero, ad aspettare, a vedere un'arca trasportata dai sacerdoti che girava intorno alla città e con dei sacerdoti che suonavano le trombe. E chissà cosa pensavano, ma questi sono usciti fuori di mente, ma questi sono matti, ma come fanno a farci battaglia facendo questo fatto? Chissà, forse ridevano pure e rideranno pure, perché ti vedranno con il velo, ti vedranno in ginocchio, ti vedranno che tu combatti con un amore e ti rideranno addosso e ti perdoneranno e ti ingireranno, ma la battaglia, la vittoria è nostra, è nostra, nel nome di Gesù è nostra. È nostra perché tu sei fedele al Signore, perché tu hai ascoltato la voce del Signore e la vittoria è assicurata. Chissà quella gente cosa pensava, cosa diceva. Questi sono usciti fuori di mente, sono folli, come fanno a conquistarci? Ma Dio aveva già preparato un bel piano, perché lì dentro c'era una donna che nascose i messi. I messi che Giosuè mandò, una donna che fu salvata soltanto lei e la sua casa, perciò sorella non preoccuparti, perché è scritto nella parola di Dio, credi nel Signor Gesù, sarai salvato tu e la tua casa, sarai salvato tu e la tua casa. E allora presero gli strumenti, presero tutto quello che era all'aria, si incominciarono a camminare intorno alla città, ubbidendo alla voce di quell'angelo che era comparso a Giosuè, ubbidendo alla voce del Signore. Girarono intorno a quella città al settimo giro,
per sette volte, poi suonarono le trombe, la vittoria è nostra, la vittoria è nostra, gridarono anche a voce, e le mura di Gerico caddero come se sarebbero state costruite di sabbia in un boccone, e tutti quanti, dice la scrittura, entrarono in primi davanti a conquistare quella città che nessuno poteva conquistare. Perciò stamattina, fratelli cari sorelle, poniamo fede nel Signore, poniamo fede nella parola di Dio, poniamo fede nell'obbedienza. Siamo obbedienti e noi conquisteremo i cuori. Siamo obbedienti, siamo fedeli, abbiamo fede. Dopo quella donna dal flusso di sangue, Jairo aveva la figlia che stava per morire, e Gesù gli mise la mano sulla spalla di Jairo e gli disse: continua ad avere fede. Arrivarono messi, ma quella è già morta, che ci viene a fare a casa? E Gesù gli disse: abbi fede, non preoccupare, andò a casa sua e la risuscitò. Alleluia, gloria a Dio, diamo gloria al Signore, diamo fede nella parola di Dio, abbiamo fiducia e noi saremo più ben vincitori. Girando, Giosuè diede disposizione agli anziani, gli anziani si misero in moto, tutto quanto, i sacerdoti, l'arca, le trombe pronto per suonare, non quelle trombe che voleva Nebucodonosore, quegli strumenti che voleva Nebucodonosore per piegarci davanti alla statua, no, erano trombe squillanti che Dio aveva fatto costruire per il popolo. Leggete la parola di Dio, e quando si faceva qualcosa con il comando di Dio doveva essere tutto a perfezione, e quei corni avevano qualcosa di particolare, l'olio aveva qualcosa di particolare, fatto un olio speciale che emanerà un profumo speciale e nessuno ne dovrà fare olio uguale, perché è il santo al Signore, è il santo al Signore, è il santo al Signore. Alleluia. Si piegò perché l'angelo disse: questo nuovo santo, e chi ti sconfigge? Se tu sei santo davanti a Dio, se tu davanti di santificare, chi ti abbatterà? Chi? Nessuno potrà abbatterci, nella morte, nella malattia, niente, nessuno ci separerà dall'amore di Cristo e nei nostri cuori. Non si poteva conquistare, ma l'angelo dell'Eterno si presentò. Perché si presenta sempre? L'angelo del Signore. Mosè, togli di danzare. Perché dove tu stai, Mosè, loro sanno. L'angelo era in un bruno. Dio si manifestò in un bruno ardente che era continuamente acceso e non si consuma. Sapete, ma con chi stiamo avendo a che fare? Vedete con chi stiamo avendo a che fare? Ma ci siamo resi conti, sì o no? Con chi abbiamo a che fare? Con chi stiamo parlando? Con chi stiamo avendo comunione? Chi ci sta benedicendo? Oh, vogliamo renderci conto che è il Dio onnipotente, il Dio del cielo e della terra, il Creatore. E allora questo ci deve portare ad abbassarci, a santificare la nostra vita, affinché Dio possa continuare a parlarci e a farci conquistatori. Era impossibile, ma Dio non disse a quel popolo: fatevi macchine per conquistare, fatevi armi, lance. No, non si può conquistare così. Non si può vivere sempre con le armi che fanno male agli altri. Non si può vivere. Ci vogliono altre armi. Ci vuole l'arma dell'amore, della fede, della pazienza, dell'autocontrollo.
queste sono le armi. Da quel suono di quelle trombe strillanti usciva un suono che emanava qualcosa di speciale, che saliva la presenza di Dio, e che Dio abbattiva quelle mura che erano così alte e spesse. Vai, Signore, aiutaci. Signore, scontro. Signore, continua, perché vogliamo non solo conquistare gli altri, ma principalmente vogliamo conquistare la nostra vita e portarla ai loro piedi, perché ci sono tanti e tanti fratelli cari che non vogliono far conquistare la loro vita al Signore, vogliono camminare di testa propria, vogliono fare di testa propria. Non si può, non si può. Soltanto vicino a Cristo, soltanto vicino al Signore, noi possiamo essere conquistatori. Al settimo giro girarono le sette volte, suonarono le trombe e le mura di Gerico caddero. All'interno c'era una famiglia, una donna che aveva posto fiducia. Aveva posto fiducia, aveva detto ai messi di Giosuè: mi raccomando, quando conquisterete questa città, ricordatevi di me, della mia famiglia, perché io so che il vostro Dio, amen, io so che il vostro Dio, che vi ha tratto dall'Egitto, ha fatto cose grandi per voi, e sicuramente conquisterete pure questa città. Oh Signore, un cuore che era dall'altra parte, un cuore pagato, un cuore che ma pure comprese, si piegò a quello che era la volontà di Dio, ascoltando la voce che l'Eterno guidava il popolo suo, che gli dava vittoria. Ascoltando questo piegò il suo cuore, tradì il suo popolo per nascondere i messi. L'avete letto questo testo? Sì o no? Sì o no? E leggiamo la parola di Dio, poniamo fede nella parola del Signore, perché oggi, in questi tempi del 2019, noi siamo i figli di Dio, il popolo del Signore, che crede ancora a questo, crede ancora e pone fiducia. Non solo ci crediamo, ma vogliamo fiducia che Cristo Gesù, colui che è risorto, ritornerà dal cielo e ci verrà a prendere e portarci con lui per tutta l'eternità. Gloria al Signore. Gerica fu conquistata, la misero al suolo, non dovevano toccare niente, dovevano distruggere tutto, perché il popolo del Signore doveva incominciare un cammino santo. E gli diceva proprio questo al suo popolo: quando entrerete in una nuova terra, non investigherete né chi romani né cartomani, non investigherete, gli date auguri, non fate pronostici, perché io sono il vostro Dio, Dio Santo. Alleluia, alleluia. Siamo un popolo santo, sorelle, non siamo un popolo da nulla, non siamo persone così. È vero, come qualcuno ci ha reputati e ci reputano ancora persone da nulla, ma in chiesa ancora queste cose, e ci erano persone da nulla, senza dignità addirittura. Siete senza dignità, non avete cuore, non avete coraggio, perché vi nascondete dietro. Signore, noi non ci nascondiamo. Noi possiamo dire che oggi abbiamo preso il coraggio, lo sapete, perché la forza che Dio ci ha dato, noi scriviamo i tempi. Oggi siamo forti. Oggi possiamo dire vicino alla malata, nel nome di Gesù alza e cammina. Allora oggi siamo forti, non prima. Prima ci illudavamo di essere forti, ma eravamo soltanto degli illusi, dei deboli. Non servivamo a nulla. Persone che dovevamo soltanto andare al macello, all'inferno. Misericordia di Dio, poiché Dio ha tanto amato il mondo, andiamoci a vedere, che ci ha dato il suo figlio, che soffrendo, dando la sua vita sulla croce,
riscattato, dono forza, coraggio, sorellina, sorellata, fratello, fratellino, oggi ci ha dato coraggio il Signore, siamo davanti alla sua santità, prendi forza, prendi coraggio, fratello, sorella, prendiamo coraggio, perché oggi siamo forti, oggi siamo figli di Dio. E noi siamo contenti. Sei contento di essere figlio di Dio? Sei contento oggi che sei perseguitato per la morte del Vangelo? E allora? E allora andiamo ancora al Signore, andiamo a Lui, pregando, ringraziando, oh, con tutto il cuore, anche se ci hanno tolto tutto. Ma Cristo non ce l'hanno potuto togliere, perché egli è dentro e innestato nella nostra vita. Egli è la linfa vitale che scorre dentro i nostri cuori. Alleluia.